Tanto si sta parlando ovviamente negli ultimi mesi della crisi di giunta. Ieri ha preso la parola anche il capogruppo delle liste civiche di minoranza Dino Gentile, che ha insomma dichiarato alcuni concetti ai quali il sindaco vuole replicare. Prego. Ma sì, è ovvio che la minoranza fa il suo lavoro, dice che non va niente bene, però dire che non abbiamo fatto niente è proprio un falso storico, significa avere gli occhi foderati di pelle di salame o non voler vedere le cose, perché noi abbiamo messo in sicurezza la SEAB con uno sforzo finanziario enorme, e questo è grazie al comune di Biella insieme agli altri comuni, ma la parte principale la facciamo noi. Abbiamo messo a posto il discorso delle funivie di Europa, abbiamo preso 18 milioni e 600 mila euro dal piano di, nazionale di resistenza e resilienza. Abbiamo fatto tante cose, abbiamo fatto delle manutenzioni, abbiamo fatto delle potature che non venivano fatte da anni, cioè le cose le stiamo facendo, non si può fare tutto in un momento così. Senta, ma è vero che potrebbe arrivare a percepire 6.000 euro al mese? Allora, dopo aver fatto questa operazione, di averlo riportato a un regime normale, che sono poi 2.400 euro al mese, tanto per essere chiari, con l'impegno di benzina, vestiti, tutto quanto, cioè non è una cosa semplicissima. Adesso il governo ha riconosciuto che i sindaci sono sottopagati in tutte le categorie, e a tutti i sindaci italiani, tutti gli 8.000, e ai 72 sindaci della provincia di Biella viene aumentato con fondi del governo. Questa cosa non riguarda il comune di Biella, ma riguarda tutti, non come qualche giornale ha scritto: il sindaco si aumenta lo stipendio, ma il presidente della provincia la metà. Il presidente della provincia lavora e quindi il 50% per legge lo deve tagliare, ma tutti i sindaci italiani riceveranno dei soldi in più. Vengono dati gradatamente, quindi il lordo diventerà di 6.000 alla fine del mandato, perché in 3 anni viene spalmato prima la tranche da 45%, poi passa a 68% e poi al 100% il terzo anno. Quindi alla fine saranno 500 euro in più, qualcosa che comunque non abbiamo chiesto, prenderemo, perché quei soldi, se non vengono utilizzati, vengono restituiti, quindi non è che li posso usare per il tombino, quelli sono soldi nati per quello, devono essere per quello. Allora senta sindaco, è inevitabile una battuta sulla crisi. Allora, adesso abbiamo visto anche lo scenario a livello regionale, quindi insomma ennesima frattura, però lei comunque, da quanto abbiamo capito, abbiamo sentito anche il segretario della Lega, i suoi uomini a questo punto lei li difende? Ma il discorso è, io non sto preoccupandomi troppo, io sto andando avanti nel lavoro, certo c'è da fare un po' di più, aspetto che gli amici di Fratelli d'Italia, che si stanno comportando comunque bene perché continuano a votare in consiglio, perché sono queste le cose che contano, i fatti, le parole stanno a zero, le chiacchiere, i fatti dimostrano che non c'è nessuna crisi, ci sono dei dialoghi, delle discussioni, manca la loro presenza in giunta, certo non manca mai l'appoggio alla giunta, quando e se decideranno di rientrare li aspettiamo braccia aperte. Domanda a bruciapelo, se le dovessero chiedere di rinunciare a Tosi, lei cosa risponderebbe? Ma in questo momento non è nell'agenda, quello che dovessero chiedere o non chiedere vedremo, non ci sono state fino adesso richieste particolari, ripeto, si tratta di questioni che stiamo, di cui stiamo parlando senza porre condizioni, non ci sono condizioni particolari.